Tutte bentornate nel mio canale. Allora, oggi un nuovo tutorial e stiamo parlando del terzo tutorial in collaborazione con Twitto, terzo e ultimo. Quindi oggi vedremo la realizzazione di un bracciale. Quindi abbiamo visto prima gli orecchini, poi la sferetta e poi ovviamente in questo caso abbiamo il bracciale. Allora, tra pochissimo ve lo mostro. Intanto vi ricordo il codice sconto attivo per un mese del 35% inserendo il codice tutto maiuscolo manicreative 35. Allora, quindi vi mostro subito il bracciolino che è minuscolo perché l'ho fatto a misura del mio polso, ok? Quindi è anche bello aderente e questo appunto è il bracciolino. Allora, devo dire che è molto carino e molto anche delicato, cioè delicato, non delicato che si rompe, delicato nel senso così delicato, ok? Non è una cosa troppo vistosa, quindi resta comunque carina, delicatina. E niente, quindi questo è il braccialetto. Praticamente ho utilizzato 4 palline da 11 mm. Poi ho fatto questi tondini, diciamo questi cerchietti con i Biccono Swarovski e poi appunto ho aggiunto il moschettone e l'anellino. Quindi ve lo mostro più da vicino. Eccolo qua. E niente, quindi questo è il bracciolino terminato. E niente, quindi adesso vediamo insieme i materiali per realizzarlo. Allora, quindi come vedete, materiali semplicissimi, 15-0 che io utilizzo nella colorazione Galvanized Yellow Gold, i Biccono che sono appunto Swarovski, Rose Peach Shimmer sono da 3 mm e poi queste perle che sono rivestite in velluto rosso scuro e sono da 11 mm. Poi ovviamente ago e filo. Allora, l'ago anche per questo tutorial vi consiglio quelli numero 11 e invece, sempre perché passiamo nelle 15 nei Biccono, quindi è sempre meglio utilizzare comunque un ago molto fine e un filo altrettanto fine. Quindi vi consiglio anche stavolta il 0,16, ma io ho sempre il 0,18. Allora, poi tra l'altro un'altra cosa vi voglio dire, io di appunto perline così tonde ne utilizzerò 4 perché farò un bracciale per me che comunque ho il polso fine. Ovviamente per un polso un po' più grosso ve ne serviranno almeno 5. Allora, per cominciare cosa facciamo? Inseriamo questa sequenza di 2 15-0 e un Biccono da 3 mm per 5 volte, dopodiché chiudiamo a cerchio. Ok, quindi abbiamo chiuso a cerchio e mi sono portata ad uscire da un Biccono. Allora adesso poggio il lavoro, prendo 3 15-0 e poi prendo anche una perla e mi ci inserisco. Anche queste perle, come la sfera dell'altro tutorial, hanno un po' il buco grande, quindi in alcune entrano le 15-0, in altre no. Quindi vediamo un po' come va. Allora, ok, quindi ecco, vedete, stanno già entrando. Allora, ok, quindi sostanzialmente noi uniremo il nostro cerchietto con le 3,15 e la perla. Adesso ripeteremo lo stesso passaggio, quindi prima e dopo la perla andranno 3,15,0. Ok, le portiamo in fondo. Eccoci qui, perfetto. Poi dobbiamo creare un altro tondino. Quindi, in che modo? Aspettatemi che mi porto qualcosa qui vicino. Ok, quindi in che modo? Nello stesso modo che abbiamo creato quello. Quindi prendiamo altre 2 15-0. Nuovamente, quindi ripetiamo lo stesso passaggio di prima. Ok, quindi 2 15-0, un Biccono, 2 15 0, un Biccono, quindi ripeteremo questo passaggio come abbiamo fatto prima per 5 volte. Ok, altre 2 15 e un Biccono e poi un'ultima volta 2 15 e un Biccono. Ok, adesso le rispostiamo e vi mostro, spingiamo tutto in fondo. Ok, e siamo di qua.
Allora, aspettatemi che disizoomo un po'. Ok. Quindi adesso noi che stiamo uscendo da qui dobbiamo rientrare per formare il cappietto. Quindi attenzione a saltare le prime 3:15, che sono quelle che fanno parte appunto della perla, diciamo, e poi dobbiamo quindi rientrare solo in queste due prima del bicono. Ok. Poi cosa facciamo? Passiamo in queste due, punto. Poi nel bicono, nel primo, nelle altre 2:15 e nel secondo bicono, nelle altre 2:15, vediamo se da qui riesco, e nel terzo bicono. E basta. Poi chiudiamo a cerchio. Quindi tiriamo il filo semplicemente e si forma questo cerchietto. Ok? Spingiamo bene in modo che tutto si aggiusti, quindi che tutto stia vicino. Ok, abbiamo creato un altro cappietto, avete visto? Quindi poi adesso stiamo uscendo da questo bicono, cosa facciamo? Ripetiamo da capo, quindi 3, 15, 0, una perla. Questa perla infatti aveva una 15 dentro, perché appunto io ho già fatto le prove ovviamente e quindi una era dentro, vabbè adesso, ah ok, è uscita. E poi altre 3, 15, 0. Ok, perfetto. Quindi a questo punto cosa facciamo? Ripetiamo da capo questi passaggi. Quindi nuovamente di nuovo un cerchietto, una 15 è comunque entrata, vabbè adesso la tiro fuori e niente, quindi dopo queste 3 15 0, dopo la perla, ripetiamo da capo. Quindi di nuovo 2 15 0 e un bicono per 5 volte e chiudiamo a cerchio. Questo ovviamente lo faremo per la lunghezza che ci interessa, quindi io come vi ho detto inserirò solamente 4 perle e se non sbaglio saranno 5 cerchietti, quindi la misura del mio polso è quella e quindi mi va più che bene, calcolando che poi ci aggiungo anche il moschettone e voi ovviamente completerete la lunghezza in base al polso, al bracciale appunto che dovete fare in base al polso. Ok, eccolo qui il nostro braccialetto, ma ovviamente non è concluso perché adesso vi mostro cosa andremo a fare. Quindi io esco dall'ultimo cappietto che ho fatto ed esco da queste 2:15:0 perché sono passata qui, ovviamente poi mi sono inserita solo nelle 2:15 fino appunto al terzo bicono, ma non dovendo aggiungere altro ho proseguito. Allora, quindi adesso praticamente qui, visto che appunto attorno a questo bicono ci sono queste 3 15 0, io adesso ne inserisco altre 3. Quindi 3 15 0, se riesco a prenderle da qui, ok, e mi inserisco nella perla semplicemente. Mi inserisco, tiro bene il filo, ok, e si vanno a posizionare in questo modo. Ok, adesso quindi sto uscendo dalla perla, prendo nuovamente 3:15:0 e mi inserisco, come vedete qui con queste 3 sto uscendo da questa parte del bicono. Adesso mi inserisco dall'altra parte. Vediamo, ok, eccoci qua, tiriamo il filo e si vanno a posizionare. Adesso passerò dentro tutte le altre perline e mi ritrovo nella stessa situazione iniziale, quindi esco da queste 2:15:0 perché dall'altra parte del bicono mi trovo le 3:15:0, quindi adesso ne inseriamo nuovamente altre 3 e mi vado ad inserire nella perla. Quindi questi sono i passaggi che faremo. Ok, eccoci qua, usciamo dalla perla e quindi le mie 3:15 si sono andate a posizionare. E niente, quindi proseguiamo così fino alla fine del bracciale. Ok, quindi io poi ho proseguito così con i cerchietti e infine qui ho realizzato un ulteriore cerchietto non avendo più palline disponibili, però
per appunto creare il bracciale su misura per me. E quindi niente, questo è il bracciale terminato, ho poi aggiunto anellino e moschettone ovviamente, e quindi questo è il mio braccialetto. Quindi niente, questo era il tutorial terminato, io vi mando un bacio, mi raccomando, peace and love, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!